Veloce anche la Juve nel creare la prima occasione al Bentegodi con Ibrahimovic, sinistro e parata di Fontana, inizia benissimo la formazione di Capello in casa del Chievo. Ancora Ibrahimovic, sontuoso nel controllo con il petto, pallone leggermente troppo lungo, Fontana è bravissimo ancora in uscita. E poi nel momento migliore della Juve arriva il vantaggio del Chievo, Semioli, palla dentro, Franceschini e piatto sinistro per il gol dell'1-0 del Chievo, il gol di Daniele Franceschini. Vantaggio dunque per la formazione di Pillon, arriva però dopo 10 minuti il pareggio della Juve con un perfetto colpo di testa di Patrick Vieira, il gol dell'1-1 per l'ex centrocampista dell'Arsenal. Poi sul finire del primo tempo ancora Chievo con il sinistro di Semioli, la palla finisce sul fondo con Buffon che era pronto in tuffo. Inizia il secondo tempo con ancora il Chievo che ci prova dalla distanza, qua Giunti con una conclusione da lontano, palla però fuori dallo specchio della porta. Allora ci prova la Juventus che insegue ancora la vittoria con Del Piero, taglio per Trezeguet, bravissimo ancora Fontana in uscita, poi Trezeguet.